Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Io sono OneSanYouTube e vi do il benvenuto in questo video. Prima di tutto, iscrivetevi al canale attivando la campanellina in modo tale da restare aggiornati su ciò che pubblico in questo canale. La maggior parte di voi ragazzi guarda il video, non si iscrive al canale, non mette mi piace, non importa. Iscrivetevi al canale perché tanto è gratuito. Grazie ragazzi, siamo a 100 iscritti. 100! Ma di cosa stiamo parlando? Quindi, nuovo obiettivo, 150, 101, 5, 0, 150. Quindi, non vi do un limite, quindi iscrivetevi. Parlo per tutti voi tifosi, milanisti, juventini, interisti, napoletani, bergamaschi, laziali, romanisti, fiorentini, bolognesi. Non importa quale squadra voi tifiate, l'importante è iscriversi al canale. Allora, ragazzi, Ecuador Italia, Ecuador Italia, live reaction, minuto 3, segna Luca Pellegrini. Che gol, ragazzi, che gol, che gol. No, non Luca, Lorenzo Pellegrini. Mamma mia, guarda che fa Pellegrini. Ehi, di nuovo un altro buono! Buono! No! Di Marco! Mannaia! Burari? Che gol, ragazzi, che gol quello di Pellegrini. Ma è Lorenzo o Luca Pellegrini? Io mi confondo. Fallo, 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 fallo. Caicedo, che falli fai, Caicedo? È il bello qua, cioè, il brutto ragazzi qua è che non c'è la VAR, non c'è la goal line technology. Benissimo, si fa tutto alla vecchia maniera come giovedì. Incredibile, incredibile. Tutto dipende dalla decisione dell'arbitro. Avevo detto che l'Ecuador è come il Venezuela. L'avevo detto io che l'Ecuador è come il Venezuela. Questi qua fanno falli a manetta. E guarda! Beh, un cartellino giallo qua lo darei io. No! Non può. Lì fallo ci sta, eh. Vicario! Vicarione! Lo so che tutti ci fidano di te, quindi non deludere le aspettative. Chiuso il discorso. Mamma mia, ragazzi. Vicario, attento, eh? Attento. Attento, Vicarione. Dai, Venom. Venom non ha fatto niente per calcio d'angolo. Il nostro portierone, portierone Venom. Direttamente sulle americane mondiale che la sente che sta iniziando a
Non c'era tanto, ragazzi, qua. Aggiungi. Maranna, quanto era buono! Bellanova, quanto sei forte! Quanto sei forte, Bellanova! Mamma mia, ha corso come un treno! Mamma mia, ragazzi! È il toro Bellanova! È il toro Bellanova! Mamma mia, ragazzi! Mamma mia, incredibile. Oh, trattenuta, oh! Calcio d'angolo! Troppo alto. Testa! No! No! Pensavo fosse dentro! Oh, è a terra, Mancini! Mamma mia, Zaniolo! Ma non puoi tirarla così, Zaniolo! L'avevo detto che è un che è un brocco, Zaniolo. Io l'ho sempre detto, Zaniolo è un brocco. Ma perché Zaniolo, ragazzi? Dai! Con tutto rispetto per Zaniolo, però dai ragazzi, sai, siamo seri. Zaniolo, non sei Chiesa, ok? Ma follo Russo, ragazzi? Quando lo mettono? È stato convocato. Ho capito, è stato convocato, ma quando è che merita un posto da titolare? Quando? Ehi! Ehi! Ciao ciao! Fallo, eh! Calcio d'angolo! Uia! Mamma mia, cosa ha fatto! Che cosa ha fatto! Che calcio d'angolo ha fatto Di Marco! Mamma mia! Incredibile. Un altro calcio d'angolo, minuto 30. Mamma mia, andiamo. Un altro corner, ragazzi, un altro corner. Lorenzo Pellegrini. Di nuovo lui. È bravo sui calci d'angolo Pellegrini, ragazzi. Uno dei migliori. Vai! Deve essere ripetuto perché il
Un altro. Troppo alto. Tre minuti di recupero, ragazzi. Tre minuti di recupero. Momento risultato dell'1-0, in cui comunque primi minuti, ricapitolando, segna un bel gol su... Prima un calcio di punizione di Di Marco, poi un altro rimpallo, poi la giocata di... il tiro di Pellegrini. Spara boom boom boom. Di 1-0 secondo me ci sta, però l'Ecuador comunque occasioni non ce l'ha avute granché pericolose, ecco. Noi sì, cioè l'Italia sì, quella di Zaniolo, ragazzi, due occasioni veramente perse, una tu per tu col portiere, non puoi spararla alta, però questo è il calcio, ragazzi, però vabbè. Beh, ragazzi, ci vediamo dopo per il secondo tempo di Ecuador-Italia. È iniziato il secondo tempo, ragazzi, di Ecuador Italia. Siamo al minuto 54, quindi ancora sul risultato di 1-0. Marcatore Lorenzo Pellegrini. E boh, momento adesso la palla a possesso Ecuador. Rimessa. Buono, vai, vai, dai raga, su, su con sti schemi, più veloce, mamma mia. Accidere Arbolino, dai. Questa è fatale. A meno che ci chiudiamo bene. Ui, non lo so. Quello è fallo quello, vabbè. Che brutto intervento comunque quello di Bastoni, ragazzi, lì ci stava un cartellino giallo, ci stava. Ai! Era da terra, il bastone l'ha ucciso. Bastoni l'ha ucciso il numero 26 dell'Ecuador, però... Madò, bestia. Minda, mamma mia, Paez entra. No, peccato per Minda. Vabbè, comunque ha preso palla, però c'è da dire che... Mannaia.
Ehi, fallo, Zaniolo. Eh sì, Zaniolo, è da prima che fai finto tonto, eh. Non... Spalletti, cambia Zaniolo, per favore. Il peggiore in campo, Zaniolo. Guarda, una gomitata, io non ho parole, ragazzi. Io non ho parole. Zaniolo non dovrebbe, cioè, ragazzi, con tutto rispetto per Zaniolo, ma come fa a essere? Frattesi e Locatelli. Pellegrini per Frattesi, Jorginho per Locatelli. Esce. Figlio? Jorginho figlio? No, Zaniolo, ragazzi, va cambiato. Spalletti, quando è che cambi Zaniolo? Non lo voglio vedere nella faccia destra. Non mi piace. Eh certo, Bastoni, non so che... Non voglio dare una colpa a Bastoni, ma ragazzi... Zaniolo si merita il cartellino giallo. Ecco, attento a non fare le gomitate, Zaniolo, attento a non fare le gomitate. 2-0, dai. Ecco. Guarda, guarda, guarda. Mamma mia! Mamma mia, qua c'è il brivido, eh. Che è quello? Basta Zaniolo! Zaniolo, basta! Ma sono l'unico che si sta incavolando con Zaniolo! Mamma mia, che giocatore! Mamma mia, io mi domando perché in nazionale Zaniolo. Se lo meriterebbe qualcun altro quella posizione lì. Zaniolo, ragazzi, non mi sta affatto piacendo, cioè... E ancora Locatelli, ma mettere Jorginho dal primo al 90esimo? Cioè, Spalletti, perché? Perché Locatelli? Perché? Perché? Io non lo so, ragazzi, io non lo so. Vittoria Ortomuso questa, eh. Buono. Buono, buono di lo. Buono. Fallo. Calcio d'angolo. Minuto 73. Il colpo di testa di Cristiano.
cambi, ci sono due cambi. Allora, Raspadori esce ed entra Retegui, esce Zaniolo ed entra Orsolini. Era ora. Caicedo, tu sei un pezzente, ok? Tu sei un pezzente. Mamma mia, come osi toccarmi Retegui? Come osi toccarmi Retegui? Ehi, ehi, fallo su Orsolini, ma che cavolo è? Che cavolo è? Quello era fallo su Orsolini. Un calcio di punizione metterei. Non è possibile, 87esimo. Cartellino giallo, giallo per Cambiaso. 4 minuti di recupero. Barella! Due alla fine, dai! Boom! Easy, boom! Bravo Barella, dai! Non pensavo di esultare per gol di Barella. Però, bravo Barella. Dai, buono. 2-0. Clean sheet. Sì. Barella. Ok. Beh ragazzi, il video termina qui. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina in modo tale da restare aggiornati su ciò che pubblico in questo canale. La maggior parte di voi ragazzi guarda i video, non si iscrive al canale, non mette mi piace. Grazie ancora per le 100 iscritti, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito. Parlo per tutti voi tifosi, milanisti, juventini, interisti, napoletani, bergamaschi, laziali, romanisti, fiorentini, bolognesi. Non importa quale squadra voi tifiate, l'importante è iscriversi al canale. Road to 150 iscritti, stavolta non ve lo do il limite. 150 e ci saranno già le live dal sottoscritto. E niente, ci vediamo domani per mattina per il post partita di Ecuador Italia. Marcatori, Pellegrini, Barella. Ciao.